parete, le muraglie. Ma un paiere non muore. Tegna che se non è questa parete, questa è mai insomma. E sta un po' casinata. Esattamente. Una un po' una caotica. Regionale. Ah, è regionale. Sì, yeah. Ah sì, também. Essa última técnica me gosta muito. Yeah, guindar. Ah, guindar. Yes, perfeita. É, regressa talvez, é? Como se faz com uma mulher. É, igual, igual. Faz assim? Contenuti curati. C'è un bel po' da dire, ma è chiaro, se non definiamo bene che cosa sono esattamente sti contenuti curati, poi ognuno dice quello che vuole. Se tu mi chiedessi, quando trovi tu un contenuto, Robin, come fai a valutare se è un contenuto curato oppure se è una semplice collezione di link messi insieme senza nessuna verifica, senza nessuna accortezza sul loro reale valore, senza nessuna aggiunta di valore attraverso una tua opinione, commento, punto di vista. Come faccio a riconoscerlo? Dal mio punto di vista ci sono sei elementi che caratterizzano i contenuti curati da qualsiasi altro tipo di contenuto. L'elemento numero uno è lo scopo, il fuoco. Cioè, per me un contenuto curato ha un fuoco molto preciso, risolve, soddisfa una certa esigenza, un problema, un interesse specifico per uno specifico gruppo di persone. Numero due, il contesto. Cioè, chi presenta questo contenuto dà un cappello iniziale che spieghi in che circostanze, in quali situazioni, per che tipo di persone è rilevante tutto questo? Viene fornito questo contesto? Oppure viene dato per scontato che qua c'è un valore, quindi tutti quelli che ne possono beneficiare ci va bene. Numero 3, l'aggiunta di valore. Questo dovrebbe essere il compito principale, se non uno dei compiti principali di chi cura le informazioni, che è quello appunto di aggiungere qualcosa, un punto di vista, un'opinione, un commento, una valutazione, un giudizio. Ciò che è rilevante è che non vengano soltanto raccolte, organizzate informazioni che esistono da altre parti, ma che ci sia sopra queste, in aggiunta a queste, in sinergia a queste, anche il punto di vista, l'opinione, il commento, la valutazione di chi le ha raccolte. Numero 4, la condivisione pubblica. Un contenuto curato diventa tale, o un contenuto diventa curato nel momento che viene condiviso pubblicamente. Finché me lo tengo per me, finché lo realizzo soltanto per me, per le mie esigenze, non ho curato un bel niente. La curation nasce nel momento che condivido pubblicamente qualcosa. Numero 5, attribuzione, e cioè dare credito a chi spetta per tutto ciò che hai scritto, scoperto, trovato, fonti, riferimenti, idee, concetti che hai presentato o condiviso all'interno del tuo contenuto. Chi è stato? Da dove viene? Perché questo elemento ha una ricchezza inestimabile, non è tanto solo un elemento di etica e di correttezza e di rispetto nei confronti di chi ti ha dato una mano a poter realizzare quella cosa, ma è una fonte inesauribile di ricchezza per chi, scoprendo, leggendo, vedendo il tuo contenuto, vuole andare più a fondo, vuole entrare nel
buco infinito di Alice nel Paese delle Meraviglie e andare a scoprire altre cose. Quindi se tu mi dai riferimenti di persone, siti, eventi o risorse che hai utilizzato, che ti sono state di spunto, che ti hanno suggerito ciò che mi presenti, questo aggiunge ulteriore valore e credibilità al contenuto curato che presenti. Numero 6, la firma. La firma nel senso un autore che abbia una sua voce personale, con qualcosa da dire, con un nome e cognome, una faccia ove possibile e magari le proprie credenziali che dimostrino che non è un giornalista, un freelancer, un content marketer d'assalto che oggi è stato impiegato per curare questa cosa ma che domani si occuperà di tutt'altro, ma che mi fa invece apprezzare meglio le caratteristiche, le conoscenze, le esperienze di chi ha creato questa cosa, perché anche questo mi aiuta ad interpretarla, a leggerla con gli occhi giusti. Queste sono le 6 caratteristiche, i 6 elementi che vado a cui do importanza nel valutare se un contenuto è curato oppure no.